la figura femminile nel campo del lavoro tecnico. A questo proposito intervistiamo la professoressa Piera Saise, che si occupa proprio di orientamento di genere nella nostra scuola. Quali sono i punti di forza delle ragazze che ha frequentato l'istituto tecnico e ne ha conseguito un diploma? Allora, diciamo che al momento e nel passato e anche nel futuro l'Europa sta chiedendo formazione tecnica e persone che siano ampiamente competenti in ambito tecnico-scientifico. Quindi sicuramente è l'Europa che ce lo chiede e anche le ragazze possono prepararsi per affrontare il mondo del lavoro che potrebbe essere in Italia o in Europa in modo adeguato. Il nostro istituto lo può fare. Intervistiamo ora la professoressa Leonardo Raffoni riguardo al progetto di istituto Erasmus Plus. Allora, il progetto tratterà la possibilità di collaborare con una scuola olandese. Vorremmo far sì che l'attività prosegua nel prossimo anno scolastico coinvolgendo sia i docenti che gli studenti. Cosa impareremo con questo progetto? Intanto riusciremo a potenziare tutte le abilità che servono per collaborare con una scuola straniera. Poi impareremo anche a lavorare per obiettivi. Includeremo nel nostro progetto anche delle aziende. Questo farà sì che potremo potenziare quelle abilità di entrepreneurship, cioè di capacità di svolgere delle attività di imprenditorialità che ancora ci mancano. Allora, l'Ingenius è un progetto finanziato dalla Comunità Europea e che fa parte di European School Net, e questo progetto si occupa di valorizzare lo studio delle STEM, cioè delle scienze della matematica e dell'ingegneria e quindi della tecnologia all'interno delle scuole attraverso una partnership tra istituti scolastici europei e aziende che si occupano di ingegneria, di matematica. E queste aziende producono dei materiali che attraverso un portale sono condivisi con diverse scuole che fanno parte di questa rete. In Italia ci sono 5 scuole che aderiscono e il nostro istituto fa parte di questo gruppo di scuole italiane. E tutte le altre scuole europee sono attraverso questo portale possono scambiare opinione, scambiare file e svolgere attività che riguardano proprio questo vestito delle scienze e della tecnologia matematica.